Gli attuali capannoni del Carnevale di Fano di Viale Piceno hanno sostituito nel 2005 quelli realizzati nel lontano 1954 in Viale 12 Settembre, a ridosso delle mura medievali. Costruiti nel 2004, gli hangar hanno visto sfornare nel corso di questi anni decine e decine di carri realizzati dalle mani dei carristi, ma quello che non hanno mai visto è sicuramente la loro manutenzione straordinaria. Continuano infatti le infiltrazioni d'acqua dal soffitto che rendono impraticabile il lavoro ai maestri della cartapesta. Tutti e tre gli edifici sono compromessi, non se ne salva neanche uno, lamentano i carristi. Poco più di un mese fa la presidente Giammarioli aveva sollecitato il comune, proprietario delle strutture, perché garantisse una maggiore sicurezza ai lavoratori, così come due anni fa per la sistemazione definitiva del tetto. L'assessorato ai lavori pubblici è intervenuto verso l'autunno dello scorso anno con dei rattoppi, ma ancora l'acqua entra senza problemi. Le infiltrazioni passano per le plafoniere della luce e finiscono sopra il nostro carro, lamenta la squadra che opera nel capannone lato mare. L'acqua potrebbe rovinare e compromettere l'uscita del nostro carro. Purtroppo anche qui dal soffitto piove, filtra dell'acqua e per proteggere il carro di prima categoria che dovrà uscire fra 3 settimane, abbiamo dovuto provvedere a mettere dei tiloni in plastica per cercare di proteggerlo. Inoltre, quando piove a vento, come è stato questa notte, l'acqua filtra anche da tutte le finestre laterali, quindi sotto non possiamo utilizzare, mettere niente, nessun materiale, perché altrimenti ci si rovina anche quello e quindi ci limita anche lo spazio di lavoro da poter utilizzare. Inoltre di sopra nel laboratorio più piccolo ci sono anche lì delle infiltrazioni sempre dal soffitto che si vede tranquillamente dell'acqua che cola lungo le pareti. Nell'hangar centrale invece le gocce hanno messo KO anche diverso materiale elettronico. È una situazione quantomeno disagevole, abbiamo avuto dei danni a del materiale elettrico, bagnato, si è rovinato e abbiamo dovuto ricomprarlo, oltre che naturalmente alla difficoltà di lavorare in questo modo. Abbiamo delle infiltrazioni un po' da tutte le parti del capannone, naturalmente negli angoli, potete immaginare lavorare con l'acqua sotto i piedi e girandoci in un capannone che è diventato stretto in quanto è anche ricovero dei carri vecchi. Stessa situazione anche nel capannone lato monte, dove qui, lo scorso dicembre, la furia del vento ha danneggiato pure il portone principale. Ormai qua ogni piovuta ci ritroviamo con i secchi sparsi per tutto il capannone. Purtroppo piove anche sui carri che stiamo ultimando ormai. È un anno che denunciamo questa situazione, sono venuti mesi fa mettere due toppe, ma la situazione non è assolutamente migliorata. E poi noi abbiamo in più il problema del portone, ci hanno messo delle toppe, è stato rattoppato il buco, però non è stato aggiustato. E in più l'altra metà del portone che non è cascata, però tutti i pannelli sono staccati dalla struttura, quindi è anche pericoloso. È passato un mese, purtroppo non si è visto più nessuno. Lamentele sui social e le tante segnalazioni non bastano, perché alla fine non si interviene, dicono rassegnati i carristi. Qui andrebbe risistemato tutto il tetto, ne va delle nostre opere che si rovinano e della nostra sicurezza, continuano. Eppure mancano soltanto 3 settimane all'evento più importante della città. Il 28 gennaio, infatti, è prevista la prima sfilata.